Presentiamo un'iniziativa importante della Scuola Civica di Musica, che è una masterclass di interpretazione vocale. Ci terrei a dire che si tratta di un'iniziativa importante perché fa parte del rilancio complessivo della Scuola Civica di Musica, un rilancio che è iniziato da diversi anni, che vede un lavoro quotidiano importante portato avanti dal servizio e dall'ufficio politiche giovanili, e vede nell'ultimo anno la direzione del maestro Guaragna, che nell'ambito appunto delle attività ha previsto, tra le tante cose, tanti programmi che sono in campo in questa fase per rilanciare appunto l'attività, ha previsto questa masterclass. È una masterclass che vede la partecipazione del maestro Bruson, che poi parlerà e descriverà al meglio l'iniziativa. Io ci terrei a precisare che il maestro è un nome di fama internazionale, è importantissimo nel panorama musicale, quindi siamo lieti e onorati di averlo in città e di averlo per fare questa masterclass nella nostra Scuola Civica di Musica. La masterclass prevede la partecipazione dei giovani allievi. Ci sono anche tre borse di studio specifiche che poi descriveremo al meglio, e al termine di queste lezioni, di questa masterclass, che si svolgeranno completamente nella Scuola Civica di Musica di Via Venezia, però ci sarà un concerto finale che è domenica 16 al teatro Massimo. Con ingresso gratuito. Con ingresso gratuito, meglio specificato. Anche la masterclass è gratuita per gli allievi, ecco. Quindi diciamo che l'amministrazione è impegnata molto su questa attività, perché pensiamo che la Scuola Civica di Musica sia un servizio fondamentale per i cittadini. Siamo impegnati nel rilancio artistico nell'ultimo anno e per il futuro. Speriamo, e abbiamo in progetto anche di ampliare, perché la richiesta è sempre più numerosa, di ampliare, magari, perché no, trovare il modo nei prossimi mesi, nei prossimi anni di far lezioni anche nel resto del territorio cittadino. Stiamo cercando nuove aule, stiamo cercando di ampliare l'offerta non solo dal punto di vista musicale, ma anche dell'ingresso della scuola nel territorio, nelle tante scuole che hanno delle aule a volte non utilizzate al meglio. Quindi pensiamo che l'insegnamento della musica sia fondamentale per la crescita dei giovani. Nella Scuola Civica di Musica non ci sono solo giovanissimi, però questo è importante da ricordare, perché dà un servizio che va oltre l'età scolare. Ecco. Non mi dilungo oltre, perché vorrei che il maestro Guaragna e poi il maestro Bruson spendessero delle parole per descrivere al meglio e per dare le loro impressioni. Dunque, molte cose le ha già dette l'assessore, giustamente, e io mi associo soprattutto nel ringraziare il maestro Bruson, che ha aderito a questa nostra richiesta. Il maestro Bruson non ha bisogno di presentazioni, però quando un grande artista mette a disposizione il suo sapere maturato in più di 50 anni di carriera nei maggiori teatri del mondo, sotto la direzione dei più grandi direttori d'orchestra, eccetera eccetera, mette a disposizione questa sua grande esperienza per dei giovani, voi capite bene che questo è il modo migliore per passare il testimone da una generazione ad un'altra, perché si trasmette la tradizione. Nel caso nostro, cioè nella lirica, la tradizione è fondamentale, perché addirittura certe tradizioni interpretative derivano dall'autore stesso dell'opera, che si sono tramandate tra i direttori d'orchestra, tra gli artisti, eccetera eccetera. Quindi io penso che sia un'occasione preziosissima per questi giovani artisti sardi. Il regolamento che voi potete leggere insieme, prevede non solo la gratuità del corso,
ma anche la restrizione alla partecipazione dei cantanti residenti in regione. Questo non vuole essere una esclusività fine a se stessa, questo vuole semplicemente mettere nella condizione migliore i giovani cantanti, i giovani artisti che nascono, vivono, studiano in Sardegna, che già trovano tante opportunità, sia chiaro. Noi stiamo offrendo, aggiungiamo qualcosa, ma ci sono iniziative importanti. Questa si aggiunge e la vuole aggiungere la scuola civica di musica sostenuta dal Comune. Un ringraziamento è ovvio, è per il Comune che ha attraverso l'assessorato alla pubblica istruzione messo le risorse necessarie, ma ha messo anche la collaborazione di uno staff abbastanza notevole, perché ognuno ha dovuto occuparsi di qualcosa. Quindi ringrazio le signore dell'assessorato che veramente si sono date da fare in maniera eccellente. Ringrazio la segreteria della scuola civica guidata dalla Sinesis, la società Sinesis, e poi, finiti i ringraziamenti, io vorrei spendere due parole sul regolamento. Il regolamento prevede, come ha accennato l'assessore, la gratuità del corso, tre borse di studio che il maestro deciderà di assegnare ai tre migliori in questo momento, ovviamente, perché poi l'evoluzione è sempre continua, insomma, in un artista, tanto più in un giovane studente. Quindi individuerà al termine di questo lavoro i tre che si sono distinti maggiormente, e questi avranno l'opportunità di continuare a studiare col maestro fuori dalla Sardegna. Ecco perché l'esclusività, perché muoversi dalla Sardegna e andare a fare un corso di questo livello, cioè di altissimo livello, prevede dei costi, insomma, è inutile scendere in dettagli su questo argomento. Quindi il Comune ha voluto dare un ulteriore incentivo, insomma, e sono sicuro che tra questi giovani ci sono già quelli che avranno opportunità di distinguersi nel mondo della lirica, purché continuino su questa strada, e cioè anche rischiare e affrontare il disagio, insomma, che tutti quanti noi nella nostra carriera più o meno abbiamo affrontato. I presenti alla Masterclass sono esattamente 14 e provengono da tutta la regione. Anche questo è molto importante, quindi provengono da Sassari, da Nuoro, da Oristano e da Cagliari, insomma sono rappresentate le quattro province storiche. Il numero più cospicuo viene da Cagliari, parte di loro sono anche studenti del conservatorio al termine degli studi, quindi anche questa collaborazione col conservatorio mi sembra importante, mi sembra. E poi la scuola civica, due parole poi chiudo, la scuola civica ha come finalità lo studio della musica, ma in maniera globale. Insomma, diceva l'assessore che ci sono anche adulti, sì, ci sono anche anziani, se per quello, perché lo studio della musica, visto dal nostro punto di vista, deve essere finalizzato anche all'esperienza di diletto, insomma, questo mi sembra giusto, però ci impegniamo anche, come vedete con questa iniziativa, con eventi di particolare livello artistico. È un grande onore e un piacere essere qui a Cagliari, non sono mai stato invitato come artista. Questo l'ho dimenticato, sì, ho dimenticato di dirlo. È un piacere per me essere invitato qui come insegnante. È molto difficile, perché una carriera è una professione molto difficile, ha bisogno di tanti sacrifici, ma molti sacrifici, grandi sacrifici. Chi ha coraggio di fare questi sacrifici può arrivare a un certo livello. Chi non ha coraggio è un pusillanime e si finisce nei ranghi. Perciò
ci vuole molta serietà, molto sacrificio, molta onestà e molta umiltà, perché il giorno che pensi di essere arrivato è il giorno che caschi. Perciò non è una professione molto facile. Poi, oltretutto, vedo che questi ragazzi, anche che qui ci sono delle ottime voci, non delle buone, delle ottime voci in questi 14 che ci sono, però anche loro la preparazione si fa desiderare, nel senso che conoscono abbastanza l'aria che cantano, questo che cantano, ma non conoscono da cosa proviene, da cosa arriva, perché dovrebbero conoscere tutte, addirittura quasi tutte le parti, per sapere che cosa possono rispondere in un duetto, in un terzetto e in un quartetto. Questo è molto difficile, perché ci vuole molta applicazione, e oggi molta applicazione non c'è, perché c'è molta applicazione al telefonino, molta applicazione al computer, ma non alla musica. E la musica, la vita è musica. La vita senza la musica non è vita, perché a un certo punto dobbiamo mettercelo nella testa che senza la musica non si può campare.